Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi è il mercoledì 3 di marzo del 2021 e noi stiamo qui per leggere la parola del Signore insieme. Se ancora non sei iscritto su questo canale, che cosa stai aspettando? Clicca qui su questo canale, iscriviti, clicca nel campanellino e metti un commento, metti un like, condividi, invita altre persone per leggere la parola del Signore. Lascia la parola di Dio entrare nel tuo cuore. Il Signore trasformerà sicuramente la tua vita. Noi stiamo leggendo tutta la Bibbia. Quest'oggi noi continueremo nel nostro cammino di lettura leggendo il libro di Esodo, secondo libro della parola di Dio. Noi leggeremo capitolo 34, tutto il capitolo 34 e il capitolo 35 noi leggeremo fino al versetto 29. Ecco la parola del Signore, Esodo capitolo 34. Il Signore disse a Mosè, taglia due tavole di pietra come le prime e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime due tavole che hai spezzato. Sii pronto domani mattina e sali al mattino sul monte Sinai e presentati a me sulla vetta dei monti. Nessuno salga con te e non si veda alcuno su tutto il monte, gregi e armenti, non paschilono nel pressi di questo monte. Mosè dunque tagliò due tavole di pietra come le prime e si alzò la mattina di buon'ora, salì sul monte Sinai come il Signore gli aveva comandato e prese in mano le due tavole di pietra. Il Signore discese nella nuvola, si fermò con lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui e gli gridò, il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. Poi disse, ti prego, Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi, perché questo è un popolo dal collo duro, perdona la nostra iniquità, il nostro peccato e prendici come tua eredità. Il Signore rispose, ecco io faccio un patto, farò davanti a tutto il popolo meraviglie, quali non sono mai state fatte su tutta la terra, né in alcuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera del Signore, perché tremendo è quello che io sto per fare per mezzo di te. Osserva quello che oggi ti comando. Ecco, io scaccerò davanti a te gli Amorrei, i Cananei, gli Ititi, i Ferisei, gli Ivei e i Gebusei. Guardati dal fare alleanza con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, perché non diventino in mezzo a te una trappola. Ma demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli. Tu non adorerai altro Dio, perché il Signore si chiama il geloso, è un Dio geloso. Guardati dal fare alleanza con gli abitanti del paese, altrimenti quando quelli si prostituiranno ai loro dei e offriranno sacrifici ai loro dei, potrà avvenire che essi ti invitino e tu mangi dei loro sacrifici. Prenda delle loro figlie e per i tuoi figli, e i loro figli e le loro figlie si prostituiscono ai loro dei e inducono i tuoi figli a prostituirsi ai loro dei. Non ti farai dei di metallo fuso. Osserva la festa degli azimi per 7 giorni, al tempo fissato del mese di Abib. Mangerai pane azimo, come ti ho ordinato, poiché nel mese di Abib tu sei uscito dall'Egitto. Ogni primogenito è mio, mio è ogni primo parto maschio di tutto il bestiame, del bestiame grosso e minuto. Ma riscatterai con un agnello il primo nato dell'asino. E se
non lo vorrai riscattare, gli romperai il collo. Riscatterai ogni primogenito dei tuoi figli. Nessuno comparirà davanti a me a mani vuote. Lavorerai 6 giorni, ma il 7º giorno ti riposerai. Ti riposerai anche a quel tempo della aratura e della mietitura. Celebrerai la festa delle settimane, cioè delle primizie, della mietitura, del frumento e della festa della raccolta alla fine dell'anno. 3 volte all'anno ogni vostro maschio comparirà alla presenza del Signore Dio, che è il Dio di Israele. Io scaccerò davanti a te delle nazioni e allargherò i tuoi confini. Nessuno oserà appropriarsi del tuo paese quando salirai 3 volte all'anno per comparire alla presenza del Signore, che è il tuo Dio. Non offrirai con pane lievitato il sangue della vittima immollata a me. Il sacrificio della festa di Pasqua non sarà conservato fino al mattino. Porterai alla casa del Signore tuo Dio le primizie dei primi frutti della tua terra. Non cuocerai il capretto nel latte di sua madre. Poi il Signore disse a Mosè: scrivi queste parole, perché sul fondamento di queste parole io ho fatto un patto con te e con Israele. E Mosè rimase lì con il Signore 40 giorni e 40 notti e non mangiò pane e non beve acqua. Il Signore scrisse sulle tavole le parole del patto, i 10 comandamenti. Poi Mosè scese dal monte Sinai, egli aveva in mano le 2 tavole della testimonianza. Quando scese dal monte, Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con il Signore. Versetto 30, capitolo 34. Aarone e tutti i figli di Israele guardarono Mosè e videro che la pelle del suo viso era tutta raggiante, perciò ebbero paura di avvicinarsi a lui. Ma Mosè li chiamò e Aarone e tutti i capi della comunità tornarono a lui e Mosè parlò loro. Dopo questo, tutti i figli di Israele si avvicinarono ed egli impose loro tutto quello che il Signore gli aveva detto sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia. Ma quando Mosè entrava nella presenza del Signore per parlare con lui, si toglieva il velo, finché non tornava fuori. Poi tornava fuori e diceva ai figli di Israele quello che gli era stato comandato. I figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, vedevano sulla sua pelle tutta raggiante. Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrava a parlare con il Signore. Ora leggiamo Esodo capitolo 35, parola del nostro Signore. Mosè convocò tutta la comunità dei figli di Israele e disse loro: queste sono le cose che il Signore ha ordinato di fare. 6 giorni si dovrà lavorare, ma il 7º giorno sarà per voi un giorno santo, un sabato di solenne riposo consacrato al Signore. Chiunque farà qualche lavoro in esso sarà messo a morte. Non accenderete il fuoco in nessuna delle vostre abitazioni il giorno del sabato. Poi Mosè parlò a tutta la comunità dei figli di Israele e disse: questo è ciò che il Signore ha ordinato. Prelevate da quello che avete un'offerta al Signore. Chiunque è di cuore volenteroso farà un'offerta al Signore: oro, argento, rame, stoffe di color violaceo, porporino scarlato, lino fino, pelo di capra, pelli di montone, tinte in rosso, pelli di delfino, legno d'acacia, olio per il candelabro e aromi per l'olio dell'unzione e per l'incenso aromatico, pietre di onice, pietre da incastonare per l'efod e per il pettorale. Chiunque è abile in mezzo a voi, venga ed esegua tutto quello che il Signore ha ordinato. Il tabernacolo, la sua tenda, la sua copertura, i suoi fermagli, le sue assi, le sue traverse, le sue colonne, le sue basi, l'arca e le sue stanghe, il propiziatorio e il velo da stendere davanti all'arca, la tavola e le sue stanghe, tutti i suoi utensili e il pane della presentazione, il candelabro per la luce e i suoi utensili, le sue lampade e l'olio per il candelabro, l'altare dei profumi,
e le sue stanghe, l'olio dell'unzione e l'incenso aromatico, la portiera dell'ingresso per l'entrata del tabernacolo, l'altare degli olocausti con la sua gratella di rame, le sue stanghe e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base, le cortine del cortile, le sue colonne, le loro basi e la portiera all'ingresso del cortile, e i pioli del tabernacolo, i pioli del cortile e le loro funi, i paramenti delle cerimonie per fare servizio nel luogo santo, i paramenti sacri per il sacerdote Aarone e i paramenti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio. Allora tutta l'assemblea dei figli di Israele si ritirò dalla presenza di Mosè. Tutti quelli che il proprio cuore spingeva e tutti quelli che il proprio spirito rendeva volenterosi vennero a portare l'offerta al Signore per la opera della tenda di convegno, per tutto il suo servizio e per i paramenti sacri. Vennero uomini e donne. Quanti erano di cuore volenteroso portarono fermali, orecchini, anelli da sigillare e braccialetti, ogni sorta di gioielli d'oro. Ognuno portò qualche offerta d'oro al Signore. Chiunque aveva delle stoffe tinte di violaceo, porporino, scarlato o lino fino o pelo di capra o pelli di montone, tinte in rosso o pelli di delfino portò ogni cosa. Chiunque presentava un'offerta d'argento e di rame la portò come offerta consacrata al Signore. Chiunque aveva del legno di acacia lo portò per ogni lavoro destinato al servizio. Tutte le donne abili filarono con le proprie mani e portarono i loro filati di color violaceo, porporino e scarlato e del lino fino. Tutte le donne il cui cuore spinse a usare la loro abilità filarono del pelo di capra. I capi del popolo portarono pietre di onice e pietre da incastonare per l'efod e per il pettorale, aromi di e olio per il candelabro, per l'olio dell'unzione e per l'incenso aromatico. Tutti i figli di Israele, uomini e donne, il cui cuore mosse a portare volenterosamente il necessario per tutta l'opera che il Signore aveva ordinata per mezzo di Mosè, portarono al Signore delle offerte volontarie. Parola del Signore. Noi questa mattina abbiamo letto Esodo capitolo 34 e capitolo 35 fino al versetto 29. Domani, giovedì, noi leggeremo a partire da capitolo 35 di Esodo, incominciando nel versetto 30. Che Dio ti benedica, un fortissimo abbraccio, un santo bacio nel tuo cuore. Ti aspetto domani per leggere la parola del Signore insieme a me, ma altrettanto che noi possiamo anche alla mattina pregare al nostro Signore, perché sicuramente il suo desiderio è che noi possiamo ascoltare e pregare a Lui con fede, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Che Dio ti benedica nel nome suo, nel nome di Gesù.